Luca Onestini e Ivana Mrazova a Mattino 5, il sogno di una famiglia speciale. Tra gli ospiti della puntata di Mattino 5 in onda il 5 febbraio 2018 ci sono stati anche Luca Onestini e Ivana Mrazova, che hanno parlato del loro grande amore. I due, che stanno insieme da un mesetto circa, sono felicissimi e non nascondo il loro sentimento. Con una lunga intervista al settimanale Chi, qualche giorno fa, hanno ufficializzato la loro relazione e nella puntata di oggi di Mattino 5 hanno raccontato anche altri dettagli di questa nuova vita di coppia. Ivana e Luca spiegano che per il momento non vivono ancora insieme, ma in realtà è come se lo facessero perché stanno nella casa di Ivana a Milano, almeno 5 giorni, impegni lavorativi permettendo. Scopriamo nella puntata di Mattino 5 di oggi, anche un lato inedito di Ivana. Luca spiega che la sua fidanzata è molto gelosa, tanto da chiedere persino all'ex tronista di cambiare la sua persona trainer. Luca infatti si allenava con una donna, ma Ivana, molto gelosa, non ha gradito questo binomio e ha chiesto al suo fidanzato di cambiare. L'ho fatto perché mi rendo conto che è qualcosa che possa darle fastidio, non mi è pesata come cosa, chiaramente se dovesse succedere al contrario, anche io le chiederò di evitare determinate cose, questo è chiaro, ha spiegato Luca alla conduttrice. Federica Panicucci ha chiesto a Ivana se Luca è davvero l'uomo della sua vita, lei tentenna ma poi risponde che spera che Luca lo sia perché è davvero un uomo, che le piace moltissimo. Ivana ha spiegato che a Natale ha capito quanto fosse legata a Luca, io sono tornata a casa per le feste e mi sono resa conto che Luca mi mancava moltissimo e lì ho capito che mi ero innamorata. A proposito di progetti per il futuro, entrambi parlano di figli e Luca spiega, nella nostra intervista abbiamo detto che vorremmo dei figli, questo è vero ma è comunque ancora presto, ci sono molte cose da capire prima. Io comunque vorrei 5 figlie perché le cose se si fanno, vanno fatte in grande. Ivana invece ne vorrebbe solo 2.